Ciao a tutti, eccomi qua. Ho detto faccio una passeggiata oggi, però mi sono vestita un po' troppo. C'è un caldo, Madonna. Stamattina c'era la nebbia. Faccio vedere dove faccio un giro di solito. È una bella salita qua. Però da qua si vede tutta la città dove abito. Scusate il fiatone. Roleta, ecco, adesso andiamo ancora più su e poi vi faccio vedere a modo. Ciao, scusate, non so se mi vedete a modo perché c'è il sole che mi batte. Praticamente io abito qua. Aspetta, ecco, questo è il paesino dove abito io, quello lì, questo qua è l'ospedale. E abito di là più o meno. Siccome avevo un po' di tempo libero, ho detto vi porto fuori, potete mica stare sempre in casa a fare pulizia. Ecco, adesso secondo me possiamo tornare anche indietro, perché dopo voglio andare in farmacia a ritirare il Green Pass con il cartaccio. Quell'altro mi è già arrivato, però non si sa mai. Se mi si spegne il telefono, almeno c'ho anche quello cartaceo. La cosa bella di questa passeggiata è che devo andare tutto dopo in discesa. Ciao a tutti, eccoci qua. Siamo in lavanderia. Così ve la faccio vedere, visto che me l'avete chiesto, così vi spiego un po' come abbiamo fatto. Allora, vedete questo mobile qua? Questo mobile qua, praticamente, sono tre comò, praticamente. Aspetta che non so se... Allora, sono tre comò messi uno sopra l'altro, il terzo invece è stato tagliato. Aspetta un attimo che prendo la sedia. Vedete qua, terzo, questo qua, il terzo comò è stato tagliato perché non ci stava bene, cioè non ci stava come misura, allora l'abbiamo tagliata. Anche qua si vede un po'. Allora, il pezzo che ci è rimasto, un pezzo così, abbiamo fatto queste cose qua. Non abbiamo fatto un po' più sotto perché non volevamo fare i buchi sulle piastrelle. Praticamente sono quattro viti. È un fai da te questo. Secondo me come spesa sarà 2 euro di spesa, ecco. Avete fatto una cosa così, sono tutte pese, comodo e niente. Mi sono dimenticata di dirlo, il comò praticamente ho comprato a Lidl, che c'era una promozione, comò per ufficio, però era bianco. Detto abbiamo guardato le misure, perché prima c'era un mobile vecchio vecchio, cadeva a pezzi, le mensole non tenevano più. Ho detto adesso quando mi capita qualcosa di spendere qualcosina in meno. Mi era arrivato un giornale Lidl a casa, e l'avevo visto un mobile. Poi ho detto beh, se mettiamo uno, ne compro tre, mettiamo uno sopra l'altro, l'abbiamo vitato, che così non ballano, l'abbiamo vitato uno sopra l'altro, il terzo giustamente abbiamo tagliato e niente. Comunque mensolo così fai anche con un pezzo di legno, prendere un pezzo di legno, quattro viti, basta. Cioè, mi sono accorta che ho detto la mensola, non la mensola, un supporto.
se uno non vuole fare una spesa, se no ci sono anche già quelli pronti secondo me. Ecco, adesso ci mettiamo in cucina a fare qualcosa da mangiare e via. Ciao. Allora, non so se vi voi comprate queste cose qua, no? Che dopo ci rimane un po' d'olio. Sapete cosa mi sono inventata per smaltire l'olio? Allora, questo qua per la candela. Vedete la candelina con questo olio qua? Viene un profumo. Viene un profumo di un profumo, questo qua, quello che avete, giustamente. E così si evapora. Sono intelligentone. Allora, visto che ho finito tutti i dolci a casa, faccio la crostata. La ricetta l'avevo trovata su internet, da un po' che la faccio. Faccio sempre questa cosa. Qui ci va 3 torlì e un uovo intero. Allora, uno. E uno intero. Adesso mescolo tutto questo qua, dopo via pianino aggiungo la farina. Sono 600 grammi di farina, non so se ve l'avevo detto. Comunque su internet trovate belle, cioè, le ricette buone, non sempre, però ce ne sono buonissime. Mezza bustina è questa. L'altra metà l'avevo già fatta. Yeah.
siccome ho uno stampo molto grande, tante ricette che sono su internet, sempre con lo stampo piccolo, cioè lo stampo piccolo, c'è mio compagno quando viene a mangiare un pezzo di crostata, due morse, già finito tutto, se faccio quello piccolo. Ecco qua, ci abbiamo questo impasto qua, e adesso facciamo così. Visto che adesso lo riesco, scusate, visto che adesso lo riesco a lavorare meglio, perché non è duro duro, perché se lo mettiamo in frigo dopo diventa durissimo, faccio fatica a stenderlo, ecco. Lo metto in frigo dopo, faccio riposare dopo. Si attacca. No, adesso è andato in frigo.
campioni molto più dolce. Ecco, 180 grammi per 30 minuti. Impasto nastro, facciamo due biscotti. Non abbiamo finito, eh? Ho lavato la ciotola. Allora, 500 grammi di farina. Un po' di strutto. Sono più o meno 30 grammi di strutto. Allora, sale.
l'acqua cos'altro. Facciamo gnocco fritto, non so come si chiama, qua si chiama gnocco fritto, perché secondo me è rimasta ancora una mozzarella. Allora faccio questo qua. Facciamo riposare un po', abbiamo quasi finito. Volevo fare altri biscotti perché è rimasto un po' albume ancora. Di solito quando rimane albume faccio i biscotti di cocco, solo che ormai è venuto tardi e non ce la faccio oggi, semmai lo rimando domani. E niente, così. Biscottini 10 minuti sopra mi bastano. Un po' di pomodoro. Un po' di sale. Origano. Così sono già pronta. Eccoci qua.
Ciao ciao, buonanotte a tutti!